Buongiornissimo ragazzi e ragazzi, oggi mangiamo assieme, infatti sto preparando il mio pasto perché più tardi andrò ad allenarmi, quindi sto facendo un bel pasto sano e vi voglio far vedere anche un'idea di ricetta molto molto semplice, veramente molto molto semplice. Ho fatto la pasta integrale qui, ho fatto i burger di pollo e ho fatto le melanzane, adesso andrò a condire la pasta e metterò l'olio a crudo, semplice, veloce e buonissimo. Siamo già pronti, nel frattempo io come antipasto sto mangiando la fisa di tacchino, ok? E qua c'è Pupi con la stufa, siamo pronti? Sì! Ecco qua ragazze, guardate il mio piatto fumante, com'è bello! Ho fatto tutto l'hamburger a pezzettini, adesso ci devo aggiungere l'olio e siamo pronti per pranzare! Buon appetito! Non so voi, ma io odio mangiare coi capelli davanti agli occhi, è una cosa proprio terrificante per me. Con questo sembro tipo Biancaneve, yeah, con i miei gioielli Carlita Jewelry, che li abbiamo riforniti tutti, quindi venite a vedere. Sono pronta per mangiare, devo mettere l'olio, olio a crudo. Questo è un video mukbang, quindi posso parlare liberamente. E in verità volevo approfittare di questo video per parlare di un tema abbastanza importante che mi ha fatto arrabbiare tantissimo, ragazze. Allora io vado a girare praticamente questo, voi magari nei commenti potete dirmi se vi piacciono questi video, farmi anche delle domande, non so, tipo sull'alimentazione, sullo sport, sull'allenamento, che tipo oggi mi vado ad allenare e sto facendo questo pasto, pasto buono, ricco però buono, appunto adesso che pranzo, con appunto pasta integrale, le proteine, le verdure, tutto. Magari potete fare delle domande, dire voi invece cosa amate mangiare quando vi dovete allenare, eccetera. Ok, è bollentissimo ragazze, emana fumo. Ok, vediamo come sono ragazze. Buonissimo. Adesso ci metto anche un po', devo metterci un po' di sale. Mi piace mangiare salato, anche se è sbagliatissimo, però a me piace mangiare salato e speziato. E ci metto un po' di questo peperoncino, quindi salsa super piccante. Questo qua l'ho comprato a New York, ma non esce un sacco perché non c'è beccuccio sopra, ok? Sarà diventato fortissimo. A me piace mangiare piccante, io adoro il cibo piccante. Molto spesso alcune ragazze mi chiedono, sempre nei commenti, o magari se su Instagram metto una foto del cibo, ma tu mangi tutto quello, ma non è vero, è solo per fare la foto. Oppure dico, sto continuamente a fare video dove mangio, cioè non si capisce che sono una mangiona, è vero, mangio molto, ma da piccola sono stata abituata così e ho anche un metabolismo molto veloce, forse per questo, perché ho sempre mangiato molto, però bene, a parte qualche cosa particolare, sapete che sgarro anche. Farò magari anche qualche video mukbang quando sgarro, tipo quando esco. Buonissimo. È bello fare questi video perché sapete che le mie giornate sono molto frenetiche, quindi invece in questo modo riesco a fare video due cose in uno, mangio e faccio video. A volte per fare video non ho tempo di mangiare, mangio una cosa a volo. Invece adesso ho preparato una cucina buona buona, anche perché vi ripeto, devo andarmi ad allenare, quindi assolutamente va fatto un buon pasto. Comunque mi è capitata questa cosa perché in tante mi scrivono, io sono seguita anche molto da ragazzine più piccole e mi è capitato di leggere un messaggio di una ragazza che veramente mi ha fatto dispiacere tantissimo e mi ha fatto rimanere molto male, praticamente a proposito di fenomeni di bullismo. Aspettate il boccone.
Voi sapete che anche io qua su YouTube spesso sono sotto vari tentativi di bullismo, comunque insulti, bullismo, cose molto pesanti, però diciamo che farlo una persona della mia età, che comunque ovviamente ormai ci sono abituata, certo ci rimani male, però se vi dico cosa è successo a questa ragazzina, a me veramente ha fatto dispiacere tantissimo. Cioè praticamente lei mi ha mandato questo messaggio vocale, sapete che adesso su Instagram si possono mandare anche i vocali, lei mi ha mandato questo messaggio vocale in cui mi ha detto ti prego aiutami, io sono appena tornata a casa e ho trovato nel mio zaino una bottiglia di tè aperta e ho tutta la borsa piena di tè, tutto rovinato, non so cosa fare. E poi ha detto loro mi fanno sempre queste cose, mi trattano sempre male, e comunque si sentiva che piangeva. Io vi giuro sono stata malissimo, perché io comunque fin da quando sono piccola da sempre io sono molto attenta a questi temi, cioè è proprio una cosa che mi dà fastidio. Io ero sempre quella anche a scuola che si batteva, mi dava fastidio quando bullizzavano qualcuno, stavo sempre dalla parte dei bullizzati perché mi dispiaceva un sacco, cioè quando le persone più deboli, le vittime, mi dispiace proprio, e quindi io li difendevo sempre. Veramente mi mettevo anche in mezzo a situazioni che non mi riguardavano, proprio perché non riuscivo. Alle volte anche i miei genitori dicevano ma te, diciamo, cosa ti importa, cioè fatti i fatti tuoi, però io non riuscivo perché veramente mi dispiaceva un sacco e quindi ci stavo male. Non vi dico come sono stata male comunque quando ho sentito questo messaggio, anche perché poi lei mi continuava a chiedermi ma secondo te sono brutta, loro mi dicono sempre che sono brutta. Inutile dirvi che questa ragazzina non è affatto brutta, una ragazzina anzi molto molto carina. E infatti io l'ho detto ma non è vero, tu sei molto carina, e l'ho detto guarda fai così, dillo a tua madre, dillo anche ai tuoi insegnanti, perché è una cosa che veramente non è inammissibile. E lei mi ha detto sì, adesso farò così. E io l'ho detto per qualsiasi cosa scrivi, insomma, perché molto spesso le ragazze, comunque anche voi, comunque mi vedete come un'amica, quindi è bello questa cosa di poter contare su di me. Però io purtroppo mi sono sentita un po' impotente, vi dico la verità, perché non ho potuto fare tanto per questa ragazza. Allora ho pensato, adesso lo devo dire pubblicamente, così magari riesco a far capire perché queste cose sono sbagliate. Comunque questa pasta è buonissima. Allora, io vorrei farvi capire cosa c'è di divertente in questa cosa di trattare così questa ragazza, anche metterle una bottiglia di tè aperta nella borsa, un dispetto, ma se lo facessero a voi, voi come vi sentireste? L'umiliazione, il dispetto, a parte è una cosa che non si fa, ma è anche una cosa cretina, perché non è divertente. Cosa ci trovate di divertente? Ecco, e in questo modo sappiate che fate molto male alle persone, e le persone possono anche fare dei gesti e delle cose veramente veramente estreme, e quindi cioè vi fa piacere questa cosa. Veramente cercate di riflettere prima di fare questi gesti, anche se vi sembra uno scherzo, vi sembra una cosa leggera, non lo posso assicurare che non lo è, perché trovarsi contro tantissime persone, magari tutta la classe, sentirsi emarginati e derisi dagli altri non è una cosa piacevole, e soprattutto in quell'età, quando sei piccolo, magari 11, 12, 13, 14 anni, è veramente destabilizzante, può, vi ripeto, causare dei gesti veramente estremi. Quindi vi prego, non fate queste cose, che sono cose stupide, non fanno ridere e sono veramente gesti cattivi. Spero che il mio messaggio sia arrivato a qualcuno, che magari non esistono persone buone e cattive, però esistono anche persone che magari sono meno sensibili, non capiscono la gravità di certe cose, quindi magari spero di farvi riflettere. Io
sicuramente non ho stima di voi se voi fate queste cose, vi dico la verità, e sicuramente non hanno stima di voi il 90% delle persone, neanche i vostri genitori. E vi posso assicurare che anche magari se siete piccoli, la stima è una cosa importante rispetto degli altri, quindi dovreste insomma pensarci a queste cose. E niente, sono rimasta davvero male, perché quando questa ragazza mi ha mandato questo messaggio, oh mio Dio, ho detto, a parte che non, cioè, non pensavo si potessero fare certe cose così cattive, perché veramente è una cosa cattiva, magari se le aveva il cellulare o qualcosa in borsa, cioè con la, col tè si poteva rovinare, quindi è veramente una cosa cattiva, non potete sapere i sacrifici che ci sono dietro dall'aver acquistato quel telefono, quel libro. È una cosa veramente stupida e cattiva, secondo me, molto molto cattiva, soprattutto quando i ragazzi fanno gruppo tra di loro e diventano bulli. E non c'è una cosa più cattiva, perché veramente quando fanno gruppo si sentono forti e bullizzano quelli più deboli, insomma. Anche a me è capitato in passato. Vi posso assicurare che il metodo, perché poi se dovessi dare un consiglio a chi magari si trova come vittima in questa situazione, mamma mia com'è piccante questa pasta, raga, sto tipo morendo, e penso che non mi avete mai visto così, forse arrabbiata, ma forse più triste, perché veramente questa cosa mi ha fatto dispiacere troppo. E però se vi devo dare un consiglio, dato che pure a me è successo, il metodo migliore è l'indifferenza, perché più voi fate capire che ci siete rimasti male, più fate capire che ve la prendete, loro più sto. So che è difficile, ma se vi mostrate indifferenti, è veramente come se non vi ha suscitato nulla, non ve ne è importato nulla, loro non ci troveranno gusto e si rivolgeranno al loro interesse e faranno loro preda un'altra persona, un'altra cosa, perché con voi non c'è sfizio, perché voi non vi arrabbiate, che loro questo vogliono. Anche se ovviamente non si risolve, perché se loro poi prendono un'altra persona come bersaglio non si risolve nulla, quindi la cosa migliore è parlarne con i vostri genitori, parlarne con i vostri insegnanti, però poi andare a scuola il giorno dopo con un bel sorriso stampato in faccia, tranquillamente, senza far vedere oppure non andare a scuola, queste cose qua no, perché a parte il fatto che fate un dispetto a voi stessi se non andate a scuola, perché loro cioè si saranno solo contenti di questa cosa. E poi è una cosa, non è un comportamento giusto, quindi sicuramente rivolgetevi a chi vi può aiutare come i vostri insegnanti. Questa pasta è buonissima. Voi fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Io devo dire la verità che poche cose odio e poche persone, cioè non odio quasi praticamente nessuno, però queste persone che veramente si vede, no, quando una ragazzina è più sensibile, più debole, più chiusa magari. Ci sono alcune persone che gli piace stare più da sole, magari nella pausa, nell'intervallo, piuttosto che stare in gruppo, hanno problemi a socializzare, oppure perché preferiscono leggere un libro, insomma ci sono tante cose. Ed è troppo brutto veramente quando proprio con queste persone si scatenano i bulli e li deridono, li trattano male. Veramente non c'è una cosa più brutta, perché a me mi fanno proprio tanta tanta tenerezza queste persone sensibili, buone, e quindi chi se ne approfitta veramente non lo so, però potrei veramente fargli molto male. Cioè, se sta ragazza fosse mia sorella o mia figlia, io veramente mi arrabbierei molto, perché vi ripeto, non è inammissibile. Ah, e poi un'altra cosa importante volevo dire, mentre Pupi vorrebbe mangiare, è piccante, non te lo posso dare. Ai genitori, se mi vedete sto di nuovo diventando fucsia perché è veramente piccante, ai genitori direi di
iniziare a parlare di questa cosa con i propri figli. Magari anche voi potete fare qualcosa di fargli capire che comunque determinati gesti non si fanno, che non si deridono gli altri, le persone diverse da noi, veramente, perché poi questi anni nelle scuole ti segnano e te le porti per tutta la vita queste cose. Quindi mi raccomando, so che tanti di voi andate a scuola e mi seguite, o meglio, questo video non è proprio il massimo della educazione e della serietà, però come se stessi a pranzo con voi, stessi chiacchierando con voi, vi ho detto questo mio pensiero, insomma, non è che vi voglio fare la morale o chissà che. Semplicemente prendetelo come il consiglio di un'amica, di una persona che comunque vi vuole bene. Voi siete i miei follower, quindi vi interessa sicuramente quello che io penso, vi volete bene, io vi dico questa cosa. Veramente, se voi fate queste cose, se vi comportate in questo modo, io non sono fiera di voi, non sono contenta, quindi cercate di evitare queste cose, perché comunque anche se voi pensate che fanno ridere, che sono divertenti, posso assicurare che non lo sono, perché provate a mettervi nei panni di questa ragazza, adesso le saranno successe chissà quante cose, non pensate solo alla bottiglia del tè, magari gliene fanno una al giorno, quindi arriva un punto che non ce la fai più, pensi ma com'è possibile che le mie amiche mi trattano in questo modo, guardate che veramente è brutto. Penso che siete d'accordo con me che veramente non bisogna mai, e neanche però, devo dire la verità, neanche poi puntare Dio, cercate di far capire, anche se per esempio fosse mio figlio, no? La persona che glielo farei capire, cioè ecco, in questi modi, perché magari un comportamento troppo severo e aggressivo può scaturire ancora di più questi comportamenti come ribellione, quindi si fa anche peggio. Quindi io, cioè, secondo me proprio nelle scuole dovrebbe esserci un corso proprio di educazione, come rapportarsi con gli altri, con gli altri compagni. È molto molto importante. Comunque la mia pasta sta finendo, è stata buonissima. Grazie per avermi fatto compagnia. Fatemi sapere se magari la rifarete anche voi questa pasta. Magari mi potete taggare su Instagram. Seguitemi su Instagram. Se la fate, taggatemi. È molto molto buona. Sana e buona. Però mettete meno piccante, perché veramente sto tipo andando a fuoco, ragazze. Un po' d'acqua. Ciao ragazze, grazie per avermi fatto compagnia. Vi mando un bacio grande. Fatemi sapere se volete altri video in cui chiacchieriamo così, e vi faccio vedere anche qualche altra ricetta, perché io comunque ogni giorno cambio, magari è anche un modo per farvi darvi nuovi spunti. E lasciatemi delle domande nei commenti e tanti like. Ciao ciao!